passerei la parola alla professoressa Lucia Silvagna. Bene, grazie, grazie anch'io per avermi invitato. Essendo dell'Università di Parma, potete immaginare, mi sento in casa, non dico del nemico, ma quasi. Sapete che c'è stata una lunga disputa tra chi è la più antica delle università. Bologna dice che è Bologna, Parma dice che è Parma, ci sono anche degli scritti, degli studi. Io ricordo una lotta tra due rettori, quello di Parma e quello di Bologna, perché ciascuno voleva essere il primo. C'era una colonna di rettori alla grande manifestazione, perché ciascuno diceva di essere il rappresentante della più antica università. Io dico che Parma, ovviamente, ve lo dico, visto che siete... Nessuno si commuove, ve lo so. No, scherzo, volevo solo ringraziare, insomma, visto che è una giornata piacevole, farvi capire che sono lieta di essere qui. Come avrete compreso anche voi e come ho capito guardandovi, non dico tutti, ma molti di voi, in viso, anche noi che facciamo questo lavoro da anni, siamo a parte due al centro del tavolo, tutti gli altri sono come me con i capelli grigi, se non bianchi, ecco, anche noi che facciamo questo lavoro da tanti anni abbiamo idee diverse, non riusciamo a dare una risposta pacifica, tranquilla, su un tema che dovrebbe essere da almeno 40 anni uno dei temi trattati della nostra materia. Adesso non so quanti di voi sono lavoristi, visto che era organizzato anche dai giovani avvocati, quindi non solo dall'AGI. Quindi non so quanti di voi hanno a che fare con questa materia, ma insomma la differenza tra lavoro autonomo e lavoro subordinato dovrebbe far parte della, diciamo, della base della nostra esperienza professionale. Anche perché poi la casistica che si presenta anche a chi svolge l'attività forense è in gran parte legata a questa fattispecie. Chi è stato trattato formalmente come autonomo che vuole la subordinazione o viceversa, insomma, problemi di vario tipo. Ecco, allora io vorrei tornare un pochino all'antico, anche perché in quest'aula al posto dell'inglese mi torna in mente il latino e vorrei che a tutti tornasse più in mente il latino. Io sono rimasta alla vecchia distinzione tra locatio operis e locatio operarum. C'è qualcuno che mi dice che è cambiato oggi? Secondo me è ancora valida questa distinzione. Cioè, qual è la distinzione? Locatio operis. Io mi impegno a darti un risultato. Ovvio lo devo fare con le mie energie, però l'oggetto del nostro rapporto o del contratto, che poi è quello che disciplina il rapporto, è il risultato, indipendentemente dal tempo, dalle energie che io impiego. Posso essere un genio e fartelo in 3 secondi, però se abbiamo stabilito il prezzo relativo a quel risultato, è indifferente che io lo faccia in 3 secondi o in 3 mesi. Tu paghi il risultato. Invece nella locatio operarum io metto a disposizione le mie energie. Il risultato, se c'è o non c'è, è un problema tuo, compreso quindi il rischio. A me viene in mente spesso come esempio, tanto per capire, il commesso di negozio. Se in quel negozio non entra nessuno, anche per un intero mese, non è che gli si può sottrarre la retribuzione dicendo hai venduto niente, ti do niente, no. Il rischio è datoriale,
io ti ho preso per fare quel lavoro, se poi non viene nessuno, problema è mio. Viceversa, se io appaltassi una gestione e quindi tu avessi il ruolo in pratica di datore di lavoro in funzione analoga, compreso il rischio, vabbè, è chiaro che se non viene nessuno prendi niente, anzi magari hai le spese, anzi sicuramente hai le spese, però non hai portato a casa nulla. Ora, secondo me, questa distinzione che è contenuta nelle norme del nostro codice civile non è stata modificata da tutto questo complicato iter normativo che abbiamo avuto in questi, diciamo, quanti sono? Più di 50 anni, 60 anni di lavoro dei vari legislatori. Il codice civile anche 80. Com'è? Il codice civile anche molto di più. Ecco, esatto, esatto, anche 80. Perché? Io credo di poter dare questa lettura, ovviamente è del tutto soggettiva, quindi potrebbe, se poi qualcuno vuole dire perché non è d'accordo, mi sta anche bene. Ma io credo che si sia inserito come se fossero in pratica due alberi, due tronchi, le due norme del codice civile, una che riguarda il lavoro subordinato e l'altra il lavoro autonomo. I rami di vari tipi di attività che però hanno come base quello stesso lavoro principale, collegati all'economia, perché anche questo è un tema di cui non possiamo non tener conto, soprattutto oggi. Mentre fino ad un certo momento possiamo dire che era il diritto a dominare l'economia e anzi a indirizzare l'economia, cioè quando tutto andava molto bene, tutto era in via di sviluppo, e potrei dire, per venire ai tempi nostri, fino allo statuto dei lavoratori, fino agli anni 70, è stata un'espansione in positivo, tant'è che tutta la normativa che speciale che è intervenuta era a favore del lavoratore subordinato, che prima, senza gli interventi specifici, era la parte debole del rapporto e che occorreva tutelare in tutti i modi possibili, compresa poi la sua rappresentanza sindacale dentro l'azienda, il divieto dei controlli del lavoro, il divieto, diciamo, quello sistematico con la telecamera sulla testa, la tutela con l'articolo 18 della reintegrazione, eccetera, eccetera. Poi però, diciamo dagli anni 80, anche se non c'è una data precisa, ma lo possiamo vedere in particolare con la norma che ha modificato quello che era un profilo automaticamente favorevole al lavoratore, cioè l'adeguamento con la rivalutazione della paga in corrispondenza della retribuzione in corrispondenza delle modificazioni del valore monetario. Ecco, quando sono cominciati i problemi di tipo economico per le imprese, si è bloccato questo meccanismo automatico. E addirittura si è dovuto avere l'aiuto del sindacato, che fino a quel momento aveva fatto la parte, diciamo, del rivoluzionario più forte per avere il massimo della tutela, perché altrimenti forse non ci si sarebbe neanche riusciti a bloccare la rivalutazione. Ecco, dagli anni 90 in poi, oltre il problema delle crisi economiche e quindi il mutamento del rapporto diritto-economia, cioè non più il diritto che domina e che indirizza l'economia, ma l'economia che costringe il diritto a fare degli adeguamenti, e uno degli esempi classici è questo, comincia un'inversione di tendenza e si aggiunge a questo anche l'innovazione tecnologica.
Quindi non è che possiamo parlare del tipo di lavoro autonomo e subordinato, pur confermando i due tronchi fondamentali che abbiamo detto essere la base ed essere tuttora nel nostro codice, come prima, perché cambiano le modalità del lavoro. Per esempio, pensate solo all'informatica, all'innovazione informatica. Come si poteva pensare di avere in un'impresa, addirittura delle imprese che hanno solo questo tipo di attività come oggetto, come si poteva pensare quando invece avevamo massimo le catene di montaggio, dove il lavoro era una esecuzione anche purtroppo sempre uguale a se stessa nelle 8 ore giornaliere. Ecco, quindi è vero, il diritto deve servire per dare una disciplina, però non può rimanere immutato quando ci sono questi cambiamenti. Io credo che quella che noi continuiamo a chiamare la legge Biagi, ma che in realtà non è, come sapete tutti, stata scritta da lui, era stata preparata nella gran parte, ma poi è uscita purtroppo quando lui non c'era più. Ma l'idea di Marco Biagi non era quella di inventare un sistema che permettesse, diciamo in parole volgari, di fregare INPS e quant'altro. Era, per quanto ho capito io, poi qualcuno mi potrà dire che sbaglio, era quella di trovare una forma, uno strumento ulteriore rispetto a quello della differenza tra autonomia e subordinazione classica, che consentisse un adeguamento alle nuove esigenze dell'impresa con le nuove capacità professionali dei dipendenti, che non potevano essere equiparati, o dei collaboratori, che non potevano essere equiparati, diciamo, agli operai della catena di montaggio, tanto per capire qual era la differenza. Ecco, quindi quella idea del lavoro a progetto o delle collaborazioni, secondo me si inseriva in un programma di aggiunta, quindi di allargamento della base fissa che può avere una grande struttura, ma tenendo conto dell'autonomia del lavoro di chi raggiunge quel progetto. E il progetto non è un'invenzione così. Io almeno devo dire che poi nella mia esperienza professionale ho visto delle cose pazzesche, ho visto, come diceva prima il collega Leva, ma anche Micione, ho visto dei camerieri con un progetto. Il loro lavoro consisteva nell'andare a prendere l'ordine di, come si chiama, no? La comanda, l'ordine, portare poi il piatto, la bibita, quello che è, sparecchiare, ecco, quelli erano però con un lavoro a progetto, con un contratto a progetto. Ecco, ma l'errore, scusate, non l'ha fatto Biagi, l'errore l'hanno fatto i, devo dirlo, anche se anche a noi può capitare, i consulenti che hanno suggerito spesso, sì, ti posso dire Michele che io ne ho visti, che hanno suggerito ai clienti che vanno a dire qual è, cosa posso fare per fare una cosa che costa meno. Ecco, sì, chiaro, allora costava meno. E allora uno di... Sì, sì, un po', non ho parlato dei consulenti forensi, però non voglio neanche beccare solo quelli del lavoro. Ci sono anche i commercialisti, forse anche gli avvocati, un po' di tutti. Io nominativamente ovviamente non ne conosco neanche uno, però ho visto in alcuni dei miei, che poi sono capitati con i problemi ormai ovviamente irrisolvibili, con i verbali già, per cui bisognava trovare il modo di difendersi, modo impossibile di difendersi, con dei contratti di questo genere. Quindi dei progetti per persone che fanno invece la locatio operarum, non operis. Ecco, invece ci può essere il caso, anche questo mi viene sempre in mente come esempio,
del tecnico informatico che va in una impresa, può stare lì anche 3 mesi, anzi se non riesce a raggiungere lo scopo possono diventare anche 6 mesi, stagli magari 8 ore al giorno, lavora quindi dentro i locali, ma non è che sta lì a mettere a disposizione le sue energie, sta lì perché deve raggiungere un risultato. Un caso concreto che vi posso raccontare, che è capitato proprio a me, è quello di un tecnico informatico che aveva come scopo quello di riuscire a capire come mai in una impresa che vendeva gasolio e benzina, come mai in un anno erano stati acquistati 3 milioni di prodotto e ne erano stati venduti soltanto 2, ne mancava uno. Il primo dubbio era, ma ci sarà un foro nel terreno. Allora vengono presi dei tecnici che vanno a fare questa verifica, tutto perfetto, tutto a posto. Costo dell'operazione 40.000 euro. Però tutto a posto. E allora ci sarà qualcos'altro, cosa ci può essere? Siccome il meccanismo moderno, anche perché si parla anche di tecnologia, era quello di mettere continuamente, sempre in contatto diretto, l'uscita della benzina o del gasolio con il computer, che era nella sede, diciamo, amministrativa, si è detto sicuramente da lì si dovrebbe riuscire a capire cosa è successo. Ecco, il tecnico bravissimo ha impegnato, non mi ricordo più quanto tempo, ma credo qualche mese sicuro, per riuscire a scoprire che il tutto accadeva perché un dipendente, perché si è visto che accadeva tutto quando era in turno di servizio questo signore, staccava il computer quando sapeva che nessuno poteva accorgersene, vendeva il prodotto, si teneva gli importi, poi lo riattaccava e quindi non risultava che era stato... però questo si è poi potuto sapere e in un anno uno ha rubato un solo dipendente 1 milione di euro in questo modo. Allora, secondo voi quel tecnico informatico era un dipendente? Direi proprio di no. Eppure stava lì dentro, guardava tutto, ma lo scopo, ed ecco perché parlo, lì non l'avevano fatto un accordo col progetto, ma il progetto era fammi sapere qual è stato il problema che abbiamo avuto, ecco perché dai 3 milioni me ne manca uno e quindi qualcosa devo pur riuscire a capire. Ecco, allora io, scusate anche queste divagazioni, ma che forse servono per capire nella realtà poi quante cose capitano che possono aiutare anche a tenere quella linea di demarcazione tra l'una e l'altra categoria. Ecco, io credo che l'ultimo intervento che è stato fatto in questo ambito, che è appunto questo del cosiddetto Jobs Act, sì, no, parlo di questo della eliminazione dei contratti a progetto e l'eliminazione, cioè non l'eliminazione, la qualificazione obbligatoria delle collaborazioni coordinate, continuative in lavoro subordinato, quando c'è, come dice la norma, parlo del comma 1 dell'articolo 2, quando c'è una prestazione esclusivamente personale, e questo è tipico anche del rapporto autonomo, continuativa, e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo. Ecco, allora, non a caso vi ho fatto l'esempio del tecnico informatico, perché io vi chiederei: rientra secondo voi quel tipo di prestazione nel comma 1 dell'articolo 2? Cioè, era organizzata dal committente? Io direi no.
non era affatto organizzata dal committente. Dal committente era ovviamente messo a disposizione tutto, ma il committente chiedeva il risultato, non stava lì a dirgli fai questo, fai quello, scrivi prima questo, poi l'altro, telefono in America, fai... No, non era lui che organizzava, non era il committente. Quindi questo a comma 1 dell'articolo 2, a mio modestissimo parere, non ha cambiato nulla della sostanza della distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, come io continuo a considerarla chiara nelle due, nei due tronchi, locatio operis e locatio operarum. Viceversa, serve, e in questo mi sento di approvare la, il cambiamento che è stato fatto, serve ad evitare l'abuso, che è vero che c'è stato, l'abuso che si è fatto, cioè l'uso distorto che si è fatto di, del modello che Biagi aveva pensato, che poi sì è stato scritto da altri, ma nasceva da un'idea di Biagi. Ma l'idea di Biagi era quella di offrire un'opportunità in più, sia alle imprese che ai lavoratori, non certo di inventare un mezzo per, ripeto, per fregare l'INPS, per fregare il lavoratore e quant'altro. È che purtroppo, come capita spesso nel nostro sistema, qualcuno raccontava, fatta la legge, creato l'inganno, purtroppo qualche volta l'uso sbagliato della nostra professione porta anche a questi errori. Ma la legge aveva un'altra finalità, la legge aveva la finalità di dare uno strumento ulteriore in un periodo che non è ancora cambiato, anzi, oggi possiamo dire che con la cosiddetta globalizzazione è ancora più enfatico, è ancora più importante l'uso, diciamo, degli strumenti normativi per consentire rispetto dei diritti, ma anche tutela degli interessi di chi produce, perché diciamo pure che è difficile trovare un equilibrio, perché sappiamo bene che da un lato c'è l'interesse del datore di lavoro e dall'altro c'è quello contrapposto del lavoratore, contrapposto fino a un certo punto però, perché alla fine dovrebbero essere uniti e alleati. E credo che la filosofia di questo intervento, questo ultimo del 2015 e anche nella prospettazione dei programmi che sono in discussione in questi giorni, sia proprio questo, sia doppiamente apprezzabile, sia quello di consentire di individuare, insomma, un equilibrio, che non è detto che si riuscirà ad avere, ma cercare di individuare un equilibrio tra la possibilità di un'impresa di rimanere in mercato, competere coi cinesi, che sappiamo bene che, non so qui a Bologna, ma sapete bene che c'è una competitività, ci sono tante aziende italiane che hanno messo la loro sede in Romania, in Albania, i call center sono tutti in Albania, sfuggiti, lo so, ne conosco purtroppo. Qui avevano avuto il verbale, prima del Giofat, però avevano avuto il verbale perché avevano dall'ispettore del lavoro che considerava come lavoro dipendente il lavoro che invece era stato qualificato come di collaborazioni con degli studenti che andavano qualche ora quando non facevano gli esami, quando non dovevano studiare, andare a lezione. In effetti, per rispondere alle linee verdi, per dire quando parte il treno, quando parte l'aereo, non è che ci voglia un'autonomia assoluta, anche se poi però abbiamo scoperto che spettava a chi rispondeva al telefono suggerire un itinerario, perché magari chi telefonava diceva sì, voglio andare lì, però vorrei passare per vedere questo monumento, e allora non c'era solo diciamo da leggere sulla tabella, quindi non era facilissima da fare, ma si poteva anche chiedere a questa persona di fare, insomma, un po' di lavoro suo.
ecco. Terminato i minuti, le lascio qualche minuto. Sì, no, no, ho finito. Volevo solo dire, anche in questo caso le aziende hanno tagliato la corda perché questa forma non veniva considerata adeguata al tipo di impresa e alle finalità dell'impresa. Ecco, io però credo che con queste nuove modificazioni e con questi ulteriori chiarimenti non si sia creato confusione, anzi si siano confermate le definizioni del lavoro autonomo e del lavoro subordinato con tutte le relative discipline. Quindi, tanto per chiuderla in latino, visto che non mi piace parlare in inglese, amen. No, amen lo diremo, spero fra 50 anni, rebus sic stantibus.